Sei bravo a parole, ma con i pugni come te la cavi? Del Darion? Eh? Per forza! Domani con Willy a mezzogiorno per Pokémon Antologi sulla quarta gen. A letto! Letteralmente. Ciao, il Darion va a letto, azz momento. Buonanotte. Oh, 13 ore di live quasi, godo. E domani secondo giorno, vai, si goder 2. Oh, vabbè. Si goder 2. Buonanotte. Agnese, ti hanno mai bullizzata? Sì, purtroppo. Recandomi anche dei danni. Gravi a livello psicologico. Come godo. Come godo. Come sei freddo, Dario. Ma ragazzi, tanto non è inutile rispondere a Agnese sui capelli. Non serve assolutamente a niente. Quindi io, cioè, proprio ormai non dico più niente. Va bene così. Che stronzo che sei. Ma Andrivez, ma sei una sega te del nostro rapporto? Sei una sega di me? Però la cosa figa e che tu mi, cioè tu in questo momento, bro, mi stai dando la prova che molte cose che io penso e che poi in realtà magari uno non tiene in considerazione perché stai sempre a guardare i risultati e i numeri, e invece non contano solo i numeri, nel senso, tu mi stai parlando di cose che vanno al di là. Dario, sei un patatone. Grazie, no? Vabbè. 15-20, oddio, oddio, oddio! Vai, superato. Superato? Superato. Posto. Bravo figlio di puttana che ti sei abbonato. Bravo figlio di puttana che hai fatto un gift. Hai fatto un favore a te stesso, niente di più, coglione. No, questo è un po' troppo. Però bravi, bravi, grande, grande. Io so che questo giro... Grazie, Boro. Altro giro! Altra volta! No, passo. No, ragazzi, che cazzo vuol dire, passo? Insieme? De. Passo. Passo. Ammazzati, passo. Comunque, lo dico senza problemi, Gianmarco è il più grande fanboy di me e Mario insieme. Quindi io li ho ascoltati veramente poche volte per la paura di... Che ci rovinassero, diciamo, no? Però ci sono veramente delle chicche qui dentro. Cioè, secondo mandamele, me... Mandamele. Allora, ti dico sta cosa. C'è un disco di Logic dove lui a un certo punto mette... È un rapper americano... mette su una cassetta nella canzone, tra una canzone e l'altra c'è lui che mette su una cassetta e si sente proprio che apre, mette dentro il tape, schiaccia e si sentono le canzoni di una volta. Bellissimo. Se me le mandi lo faccio anch'io. Metto Bello, bellissimo, sarebbe come ho molta paura di Elio e le Stelle Tese quando mettevano gli skit delle loro primissime cose. Quello è bello, esatto. Visto che non ce l'ho più quei freestyle, mandameli. Questi sono tuoi, tra l'altro. C'è qualcosa di utilizzabile. Ma te, se passassi dallo studio al volo, assaggiati te cazzate, ce la faresti o sei incasinato? Dai, a dopo. Ciao. Sì, ti mando l'indirizzo. Ciao. 13 minuti è qui. Ci provo col chip e lui è un po' più dura, però ci si prova. Siccome è robaccia giapponese, ho chiamato monitor chip. Ciao Chico, saluta tutti. Allora ragazzi, lui è il Chico ordinario. Lui dice che ha fatto un piccolissimo uomo col cappello da cowboy. Non c'è pure. Non c'è un cazzo. Sì, c'è questo segnino nero, ma non c'è, ha deciso Dario. Sì. E ti trovo in culo, bastardo di merda. Dov'è? Dimmi dov'è. Figlio di puttana, dimmi dov'è. Dov'è? Non si è accorto nessuno per 20 anni, ma... Dimmi dov'è, ho detto, figlio di troia! Ok. È il nostro compagno tutte le mattine. Come vedete è Chico ordinario, ma ogni tanto diventa anche lo scugnizzo qualunque. Zorro the Cat, mio padre. Qui in fondo. Ok. Aspetta, così non ti annoi. Tridente c'è! Zorro!
operativo. E ha il cappello della Spicchiese. Ora non vi starò a spiegare che cos'è la Spicchiese, ma date un saluto al Cico. Sì, io non voglio battere il mio vecchio record di presenza in live, più ore. Voglio toccare vette inarrivabili. Beh, dovrei sopravvivere per altre due settimane, una settimana e passa, insomma. Sì, però già che ho dormito... Già che ho dormito, è già un passo avanti. Nel senso, se quando qualcosa ti accende quel fuoco dentro e lo riconosci subito, nonostante gli altri ti dicano non ci trovo nulla di speciale in quella cosa lì, è proprio lì che invece devi insistere, devi lavorare, e lì probabilmente ti realizzerai. Per favore, vogliategli bene, perché è un essere meraviglioso. Quindi fra 3 settimane esatte, 10 anni fa, iniziava Natale a Tokyo. Ah! Sono anche un po' di cuor di mela. Di crudele di Amon. Cuor di merda. Crudele di Amon, alla tua. Però non sanno di niente, cioè un sanno di cos'era, vaniglia. Biscotto. Biscotti al biscotto. Ora ti sembra normale? Sì. Cosa mi devi sapere un biscotto al biscotto? Scusami, Bravo. Bravi, Ola, salutatelo. Ora Cico. Torniamo a posto. Raga, ma perché sta se ne somiglia? Contando da destra, stavo il Beast. Destra quale? La tua? Sei giova, ma non assomiglia a Mr. Beast. Cioè, no, Mr. Beast. Ma dai, c'ha delle gengive, Mr. Beast. Grazie. Ma vedi le bicicletta? Fai vedere un po'. Fai vedere braccio. No. Guarda, dai. Andate, via, dai. Guarda là. Azz. No. C'è una gran camera. Non può entrare. E il tarta? E il tarta? No, il tarta no, dopo. Non, però mamma, come facevi sempre questa cosa se manco eri qua con me? Vedi, questa roba qua non ci sta bene. Stai guardando? Sei Spider, almeno una cosa, spiegami. Non trovo una cosa, te la trovi subito. Like per la parte 6. Ah già, perché la dividono in parti e vogliono i like, col cazzo. Oh, ecco qua. Quando mi documentai su FNAF, mi rimase il feed tutto pieno di animatronici. Non è che mi danno ferie in più, di. E te ne vai in più, te usi la tua quantità di ferie che hai prendendola nelle 2 settimane che ti pare a te come prevede la legge, se no si va al sindacato. Allora, te hai 4 settimane compagni... di ferie. 4 settimane di ferie avete. 2 allora, le può scegliere da suo lavoro, quell'altro 2 le potete scegliere. Calendario, ragazzi. Aspetta, ma mi hai chiamato per trattarmi male? Ora si sta correndo. Pronto? Mi è staccato. Guarda come ridono. Diamogli un po' di energia, ragazzi. Ridono. Ma che cazzo volete da me? Ma vi fate la vostra maratona di merda e mi lasciate in pace? Che cazzo volete da me? Ma vi fate la vostra maratona di merda e mi lasciate in pace? Ma chi cazzo siete? Ma chi cazzo siete? Ma che è sta confidenza? Ma chi cazzo siete? Ma che è sta confidenza? Ma succhiami il cazzo, quello mi ha fatto così e l'ha ritirato subito. Ma chi cazzo è quello? Datemi i nomi, i cognomi di quelle merde là. Ha fatto così e l'ha ritirato subito. Ma chi cazzo è quello? Vabbè, basta. Comunque sono venuti in Giappone con me e niente, faranno la notte con voi, ragazzi. Ah, bello, la mamma mia. Questa è la Goblin Balloon Brigade, cioè questi vanno con le mongolfiere e ti tirano le sassi nel muso, le valigie. Guarda, le valigie, le ose, le scarpe. Sono i più belli loro. I goblin sono sempre più matti degli anarchici. Dall'altro, ci succederà questo. Attenzione, qualcuno è stato colto nel fatto. Squillerà per 3 volte e farà uno screenshot per mostrarci cosa guardavano. Infine scatterà una foto di nascosto che ritroveremo automaticamente nella nostra libreria foto insieme agli screenshot. Ecco come creare una... Beh, simpatica come idea, no? Vai. Vai. Gatto, allora. Vai, sì, io tra l'altro ho scoperto che Dada compra Gratta e Vinci. Diego, Maremma puttana. Cosa avete provato quando avete visto la prima volta il Masella? Non è la prima volta che lo vedo, l'ho già rivisto reiterate volte. È enorme. Cioè, ma t'abbraciati.
Sì, prima mi ha rotto un ginocchio, tipo. Sì, sì, sì. Matto. Se vuole lui ti prende le rotule, te le inverte e poi ti cammini storto per il resto della tua vita. Me lo meritavo perché ho inviato un resident sleeper e quindi mi merito. No, non ascolto rap. Con WhatsApp all'inizio scrivevamo, io che parlavo di GOT. Buddha, lì. Poi c'era... Dino che mandava foto del cazzo. Mark C, non lo so. Tranquillo, Mark, che li trovi, sei tranquillo. Protagonisti. Problema avere i soldi. Spaccia. Lavora, spaccia. Non è un buon consiglio. Conquistare il mondo, vorrebbero conquistare il mondo e vanno avanti Ofax. E continua a fare Ofax. C'era il controllo con la camera. Per far transfer fanno l'appello col foglio, scritto a penna. Andate a fanculo. La videocamera e il passaporto. Stampavano un po' la lista di quelli controllati e poi dopo 10 metri c'era una porta dove ti ricontrollavano il viso e sbarravano. Facciamo l'appello, sì. Dopo guarda, averti visto un minuto prima. Sì, ma assurdo. Si sentiva anche mentre componevano i dati tuoi, si sentiva proprio il rumore del fax. Sì, e poi c'erano quei fogli che hanno conservato solo loro Kobuki dai lati. 33 lire, dopo aver fatto 10 ore di scalo in Cina... Saresti incazzato anche te, fidati, perché no, è stato infinito, infinito, ma poi... Poi lui in aeroporto era tutto... Potendo bere solo acqua calda. Starbucks, basta, solo quello. L'aeroporto più grande del mondo... Non c'era acqua, tutto chiuso, non c'era nessuno. L'aeroporto più grande del mondo, tipo, tutto chiuso. Entro il 2025, ma è una fake news, perché io poi ho letto l'articolo, ho controllato il costo ed è più alto di un volo normale da Milano a Palermo nel periodo di Natale. È impossibile, Ciao Dario. Dovresti iniziare a usare la cocaina. La cocaina è un problemino, perché la usi e per 2-3 anni vai benissimo. Dopo il terzo anno, forse anche prima, invecchi 10 anni, 20 anni tutto insieme. Quindi direi di no. Direi che va bene così. E ovviamente invecchi male e poi sei anche bello rincoglionito, sei dipendente, hai perso un botto di soldi. Sono tanti piccoli problemini che... sommandosi il post di Antonio Papa. Non sarà l'unica intervista di questa maratona, ce ne sarà una sorpresa, eh? Sì. Con sorpresa. Chissà perché sta sempre avanti alla telecamera. Io ho ipotizzato che vede il riflesso, è incuriosito e sta lì davanti. Questa è la mia ipotesi, poi non lo so. Cioè, guarda come guarda. Sì, dai, vede il riflesso. Dai, vede il riflesso, cioè. Tatuaggio in diretta. 31.000 si fa Wild Boys in Japan 2024. Si anticipa di un anno. Aia, grossa così, eh. Ricotta di pecora. Però dopo un po' non ce la fai più. Il panino lo spostiamo qua e questo qua va qua. Non andate mai a trovare nessuno senza un contenitore per il cibo da portare a casa. Sarebbe scortese. Hai fame? Ok. Non lo so, ma non si mischiano tutti gli odori. Vabbè. Grazie Rasta, Turbo Tommy, Eired, Guglio, Elton, Alex, Mamez, Culo Nudo, De Boschi, De Florero e Fedico. Napolitan people. No, scherzo, non è per quello, però... Vabbè, sono tecniche per risparmiare, per non consumare, però non... Cioè, per non consumare troppo e non sprecare le robe, ci sta. Ma anche loro la prendono su ridere. Rido perché anche loro... Ma ragazzi, ma non è che tu... Oddio, Dario, ma stai mancando di rispetto, però, qui, eh? È mancanza di sensibilità, guarda, eh? L'anduia. Ragazzi, cioè, fanno video comici loro sul fatto di essere autistici. Sono entrambi autistici. Lei un po' meno, Damiano è molto più autistica della sorella e anche un lieve ritardo. Cioè, non è che... Non ci sono tutte persone che con le manine davanti. Ci sono persone che ironizzano e fanno sensibilizzazione attraverso ironia. Anzi, sono divertentini i video. Almeno capisci delle cose che magari non sai sulla loro vita. Che cosa c'entra l'anduia, no? Confuso. È tutto qua. Terrificante. In Austria gira la droga che va di più.
non è la cocaina, che chiaramente costa e ha un costo molto alto. È una droga che viene da l'Ungheria, che si chiama Catti o Chetti, che è una sorta di prodotto metanfetaminico tagliato con l'acido della batteria delle macchine. E fate conto che il costo è un decimo della cocaina. No, sì! Questa è la Pummolo Bevanda. Luffy, la Ocean Bomb, Luffy One Piece. C'è scritto yogurt flavor, tutto lo yogurt, queste robe. È una ragazza che vuole fare la sfida. Una ragazza? Dalla Sicilia. Allora è importante, andiamo a vedere. Eccoci, salve. Scusa il ritardo, ma sarò impegnato col lavoro. Piacere, Alessandro. Chiara, mangia tutto. Mangia tutto? Ma me dà. Che me devo preoccupare. Tipo di pasta? Amatriciana, mezze mani. Andiamo, regà. Ti cazzà. È la spolverata del pecorino. Non ce la vai. Eccoci. Siamo pronti? Prontissimi. Via. Com'è la pasta? Buonissimo. Tutto bene? Ma chiare, andiamo, una bomba, guarda tutto tipo donne. Tutta la porti il pane. Pane. Tutto, la sfida è vinta. La nostra gioia. Non è facile. 16 minuti e 50, si è fatta pure la scarpetta. Sei a posto, chi ha? Dolcino, dai. Dolcino. Io da buona siciliana ti ho portato. Mi sono al pistacchio. Ha finito. Grande, grande, chiare. Ma questa rima come fa? Ma come cazzo fa? Dai, dai, come facciamo, facciamo vedere. Cioè, fate io quelle foto. Guarda, puoi fare anche quello. Bellissimo. Allora, che si vede il caso. No, si vede. Questa è la posa. La posa. Polo punta. Cazzato, Dio buono. Madonna. No, no, là. No, di là. Guarda Dario Morcio 2 che si accorge. Troppo, poi. Troppo tardi. Poi basta, penso. Poi... No, sì, questa sì. È sempre più vicino. Ok, sì, basta. Liberarsi del clone, sì, era tipo una cosa così. Grazie di Galbo. Moito, ma che lavoro fai? Lavoro per un'azienda di moda di lusso. Mi occupo del campionario del tessuto. L'avreste mai detto? Io no. E invece è proprio così. Cosa posso vincere in sala giochi con 50 euro? Questi no. Sono... Mi calberebbe Guzzantone, ma sai. Stai platinando, sta platinando. Sì. Ma Madame, sì, possiamo ammetterlo, è una moccer, tranquillamente, che guarda le live. Madame guarda le live sul divano la sera. È passato a Milano, mi ha salutato una certa, mi ha sparato un per forza in faccia. Mi sa che è una così a naso, una moccer. Francesca, per favore, te no. Dio Cristo. E a Mr. Scan con i 14 mesi anche lui, una coppietta. Così. Oh! Eroe, ma solo se sei una pussy. Perché le ricompense, quelle vere, si ottengono con le azioni malvagie. Per esempio in God Simulator puoi sacrificare le tue capre adepte per eseguire un rituale che ti trasforma in un ovino demoniaco. Ovviamente in grado di seminare morte e distruzione in modo ancora più efficace. In Hogwarts Legacy, se non sei uno sfigato, allora imparerai dal tuo amico Sebastian Sollo tutte e tre le maledizioni senza perdono, che ti renderanno uno spietato Voldemort in miniatura e romperanno il bilanciamento del gioco. Oppure in Fable, quando l'ultimo avversario del torneo nell'arena si rivela essere Whispers, la tua amichetta d'infanzia. Sono curiosità. Puoi risparmiarla mentre ti implora in ginocchio. Semplicemente oppure curiosità. Puoi farla fuori senza troppe smancerie e metterti in tasca 10k gold di ricompensa. Ma che ci stai pure pensando? Nei videogiochi comunque lui mi mette molta ansia, però non è male. Mette ansia perché arriva prepotentemente le 5 curiosità che non ti aspettavi su mi madre. No, ora no. E dico anche ai mod di bannare. Avete rotto il cazzo, mi dispiace. È da ieri che rompete coglioni. Sembri un po' stanco, Dario. Non sono stanco, mi sono appena svegliato. Dammi almeno il tempo di riprendermi come altri streamer. Anzi, a differenza di altri streamer, non faccio uso di cocaina e quindi per stare in live sto con le mie energie. Quindi dammi almeno il tempo di riprendermi. Ho fatto le 4 ieri in live, dammi almeno il tempo di riprendermi. Sì. Così, ma ogni tanto fa bene. Sì, 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 no? Sì, sì, certo. E l'ho messo nelle storie, tipo, ah, ma che bellezza, tutte le cose. E un sacco di gente mi ha chiesto, ma cos'è?
e ha detto, c'è fantasia. Non sapevo fantasia. Addirittura diverse gente mi ha detto, ma è la Valle Incantata? No, non è la Valle Incantata, è fantasia. Non ci siamo, ragazzi. Penso che sono, sono rimasto male io. Penso che te la dico a te come ci rimane. No, a me non lo dicono perché hanno paura. Però, ti giuro, non mi aspettavo. Infatti ho fatto la storia, ragazzi. Che grosso. L'urso grigio, bello, ecco l'orso grigio, che aspetta, i salmoni. È lì, so. Fatta, si può battere la metro? Sì, si può battere la metro, questa è la risposta. Mi hanno mandato degli omaggi, ma io non ero. Bello, amore, scusa. Non è, non sono le cose. Cosa volevi? Io ho ordinato le cose di Spider-Man. Amore, ma leggi cosa c'è scritto? Sì. C'è scritto grosso come una casa Panini. Ah, ok, penso. Dove si comprano le cose Panini? Di Spider-Man, dove le ompi? Non lo so io, dal pizzicagnolo? Panini? Ma vaffanculo, amore, veramente, guarda. Ma io cosa ne so, non ho mai letto Spider-Man in vita mia. Grave mancanza. Ma non hai mai visto c'è scritto Panini? Non ho mai visto. No. Non ho mai visto. Allo stand Panini non ho mai visto i numeri dell'Uomo Ragno cartonati, Dio buono, che ti ritirano anche addosso. No. Però, vabbè, mi sta zitto. Sfido mio padre a fare alcuni esercizi di calisthenics. È su qua quello? Ah, primo esercizio andato. Boia. Scendi giù. Che si rompe babbo, Si rompe babbo! Addio, beba! Niente, mio padre la sfida non è che l'accoglie precisamente come la propongo. Si muore se fa una roba del genere. Ehi, come ha fatto babbone? Vai a piccare, ma con i nani come te la cavi? Ma guarda proprio questa TikTok reference. Incredibile se ci pensi. Cosa farai a Natale? Non lo so, probabilmente andrò a picchiare due o tre vecchi. Ma se si scappa la cacca ma non esce? No, ha ragione Andy, mi è cresciuto il cazzo finalmente. Meno male, meno male. Pensa piscia in piedi. Vi do un indizio, perché ci sono solo toscani? Probabilmente perché anche loro stanno in Toscana, lo studio è in Toscana e quindi sono più facilitati a venire in studio? Vi pongo questa diretta. Ma diceva del viaggio in Giappone. Ma rimani umile. Ah, sì, viaggio in Giappone. Cioè, viaggio Giappone, cioè, viaggio Giappone. Ma quello per forza. per forza. Grazie Pampa per i 5 giftozzi, Mi porti alle della giusta, per favore. Portalo qui il baccone. Psst. Non l'hai preso comunque, sono già gradato. No. Come fai? Firmate. Da il playtester in matita, okay, e lui l'ha recuperato direttamente da loro. Si fa, sì. Che ragazzi, l'isola con la Nuova Zelanda è bella. Sì, perché ovviamente loro mettevano immagini a casa. Se vedi, iniziavano, cioè avevano tipo spennarellato per rendersi conto del colore senza dove sta a legge. Base acqua fresca, cioè l'odore, sta consente, però c'ha un retrogusto talmente non è nemmeno chimico come retrogusto, non è fruttato. Beh, odore poi è quasi... l'odore delle bombe, no? Perché ti sapete pioggia qua. Nel prato. Voilà! Ma più pioggia o più prato? O Pistoia? Beh, ragazzi, ma fa chi fa il cazzo? È tipo, siamo a 11, mi sembra. Cioè, com'è? Ai! Ecco, ecco. No, sì. Vieni. Che c'è? È meglio di un dito un culo. Che proverbio è? Dipende di chi. Ma sentito sto proverbio? Che poi dipende di chi è il dito. Dipende di chi è il dito, di chi è il culo, insomma, da gusti. Tieni, dai.
Il mio pittore preferito è Munch, credo. Trailer di Fallout visto? Quando i propri genitori invecchiano e si ammalano, spesso capita che diventano non autosufficienti. Perciò necessitano di cure e assistenza continua. E questo può rappresentare una sfida di un certo peso. Certo. Soprattutto se queste persone sono affette da gravi... Probopass, il Pokémon bussola. Questo è il Pokémon Mario Sturniolo, ovviamente, e... Ammetto che se mi piacesse il cazzo saresti nella mia top 5. No, me lo farei buttare il culo. Mi sono sburato. Ragazzi, siete gentilissimi, vi voglio bene, ma ve lo giuro, sono... Che palle, non volevo segarmi stasera. Va bene. Dai, a 25k fa dei piegamenti. Vai, va bene. Fa 10 piegamenti. Torniamo a 25k, dai. Gara di trazioni. Vi fa un appiegamento e poi non si vedrà. Ho aperto mai. Col nab. Tortellini a volontà. Il prosciutto io la taglierò a listarelle. E questa piccola pa. Per me è molto superiore a Giorgione, ma proprio non c'è nemmeno paragone, eh. Lo dico senza problemi, io proprio. Io taglio il prosciutto diretto. A listarelle. Cip, però non so se ha bloccato il telefono per la finanza, eh. Mi sa di sì, perché un... sì. Mi sa che devo trovarlo da altre parti. Cosa? No, ma non è una cosa... Tranquilli. Qui però vuole l'intervista, eh. Mi tocca dargliela. T'ha scritto? Sì, sì. Io non so. Ma che timeline è? Da un po' le moffette le hanno staccate e fanno una famiglia a sé stante. Quella dei mefitidi. Niente, il puzzo per loro è un modo di difesa. Cioè, praticamente hanno questo sudato tremendo dalle ghiandole anali. A me e poi vedi che non sei buono. Non è che non so buono. Non avanza, non c'è spazio. Aspetta, via, facciamo così, proviamo questa tecnica suprema, ma non assicuro nulla. Ce l'ho fatta. Ma quanti anni ha Agnese? Quanti me ne dai? Bella questa, amore, bravissima. Complimenti a tutti. 118. No, non ne ho 16. Benvenuto Matteo Montesi, official, mi ha fatto Rai durante l'intervista a Fabio Fieri. Che timeline è? Per aggiungere una cosa. Che veramente una timeline senza senso. Gesù! Grazie Jack, io ho mangiato il domandino, ho preso 200 grammi. E qui ci sono pomodorini confit, ci ho preso 200 grammi. E questo lo so già preso 8. E io do 8 e meglio. E io do 42. E io lo piglio nel buco del culo, Dio Madonna. Cioè, ragazzi, veramente non ce la faccio più. Basta. Basta. Meno. Questo è il Big King. Ho capito. No, te l'ho fatto perché ero curioso, cioè, perché... volevo provare a farlo io proprio, eh. E poi quando ho visto che era diventata un'esagerazione, ho smesso. No, non l'ho già smesso da anni. Ci fu un episodio particolare che mi fece capire nel cervello. Forse è meglio se la finiamo qua, Nanni, che dici? 3 anni ci hai messo? Sì, in realtà sono stati 2 con le stagioni, quindi... È molto semplice, era ballare nel locale del paese, o in uno dei locali del paese, e mi iniziò, mentre ballavo, tipo bevevo drink e ballavo in pista, mi iniziò a pisciare di sangue il naso in mezzo alla gente, mi sbracai di sangue tutto qua, andai in bagno, mi guardai allo specchio, c'avevo gli occhi tipo uno in alto a sinistra, uno in basso a destra, e feci, Nanni, forse a 22 anni è il caso di rallentare. Sta arrivando, ma quindi sì. Non mi sono arrivati i messaggi. Ah, si riunisce il tridente. Come il tridente? In che senso? Allora, no, ha detto via De Verro. Lo scarabello arriva. Sì, 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 sicurati. Intanto saluto tutti. Ma visto, hanno fatto la nuova Rainbow
Non penso che Rovazzi possa portarmi a casa, ragazzi, con tutto il rispetto. Sarà a Milano. No, non... Nel capsule apartment. Capsulato, sì. Vai, sei mai ido, veramente. Io ti spacco. Grazie, Matto, hai Matto e Marco. A te e quell'imbecille della tufia di merda. Sì, non c'entra niente. Non c'entra niente, è diventato... Vabbè. Una pianta. Ma secondo me no, eh. Sì. Certo, Gennaro ha fatto iscrivere una persona... cioè, non lui, ma per conto suo, insomma, che si chiama Salvatore Savvi su Twitch. E io gli ho scritto di dirmi, di darmi le informazioni, non mi hanno mai risposto. Tutte le facce di cazzo che si sono iscritte, che visto che devo preparare le scene, ci metterò 2 giorni di rispondermi e di mandarmi le foto, i video e gli audio necessari per lo show. Porco dio! Per chiudere, non sapevo che bestemmiava. Sì. E accanto alla signora c'era uno pelato col kimono, con i denti d'oro, sì, col tatuaggio della schiena. Gente un po' strana. E in tutto questo. E in tutto questo c'era Turbo Bamba. Che c'era Turbo Bamba che cantava 130 Martin Garrix Animals. Ma urlato proprio. Cioè, in metro dove ci deve essere il silenzio. In metro dove non devi parlare. Cioè, devi stare a un vagone di distanza, senti 130! Sì, sì. Ed dopo 2 minuti che cantava, alla fine questo giapponese si è incazzato. Ci ha fatto proprio. Damene! Così col dito al naso, incazzato nero. E nulla, sbiancati. Io sono diventato piccino. Sì, era smesso di sudare. Era accanto a me questo giapponese lì. E Turbo mi ha preso un infarto. Probabilmente ora Turbo è tornato dopo. Guardate tatuaggi. Tra l'altro, quando siamo usciti dalla metro, poi è uscito la stessa fermata nostra dell'albergo. E uscendo dalle scale della metro, gli sono anche andato addosso. Lo stavo per portare per terra. Proprio la morte. Recidivo proprio. Scherzone, monitor, ha fatto lo scherzone, attenzione. No, l'ha fatto lui più che io. Comunque, con un lieve. Lui era la gang. Lievissimo retrogusto di. Lui era a letto il magazine. Bravo, guardano le vin. Bravo, consiglio. Son monine, io ne ridò. Ma se mi fai fare la Sabba 3,47 invece dei Camonici 3,99? Certo, come no, aspetta. Pronto? Sì, signor Twitch, eh? Ha detto che vuole lo sconto, che facciamo? Lasciamo? Certo, apposta, ha detto di no. Mi sembrava pugni, ma pare come... Sì. Dai, Dario, che coda di paglia c'hai però. No, semplicemente, ragazzi, avete questa stramba abitudine su internet di non avere nessuna percezione della realtà e io combatterò sempre per ricordarvelo. Sempre. Ogni volta che sovrainterpretate il mio rapporto con i miei amici, il mio rapporto con mia moglie, il mio rapporto con tutti, i miei genitori. Sì, eh? Mi porti alle della giusta, per favore. Portalo qui il baccone. Portalo qui che lo spacco di botte. No, scherzo, no. Non lo farei mai. Portalo però. Chi guadagna bene deve fare la spesa, non si sa bene dove. Al supermercato dei ricchi con i prodotti da ricchi. No, qual è? Solo in bottega dove te la portano. Ok. Con lo schiavo. Certo. Ok. Ti va a fare la spesa, metti tutti i lati, si mangia per tutti. Ma con questo cappello non te lo levi mai? Ma e i cazzi tu quanto li fa mai? Incredibile, se ne è levato. No, ora i costi dei WWF. E la terza devi fare l'amore. Una vita. No, non risponderò mai. Anzi, io da oggi ho deciso di non parlare mai più di Villan Saga. Tranquillissimo, Turbo Bamba. Aspetta. Raga, come? Aspetta. Come va Turbo Bamba? Racconta un po', dai. C'ho il caffettone qui. Il decimo. No. Corto. Cos'è successo? Pubblicità da chat vocale. Ragazzi, però si ringrazia tutti, si torna di là, anzi fra poco torno proprio di là per pranzo, qui è finito. Mi switcho subito e vado a ringraziare, che così fra un quarto d'ora si parte da lì in modo. Addio! Pizza morte, un canale pieno di sorprese! Pizza morte.